Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il due passi. Fucile pesante, raffica, Ratrod. Fucile pesante a cadenza rapida che spara a raffiche di due colpi. Efficace per devastare bersagli grandi a medio raggio. Allora, innanzitutto quest'arma, o meglio, questo pompa, è una delle armi secondo me più strane che ho mai provato, se posso dire la verità su questo gioco. E per strana non voglio dire né che sia forte né che sia debole. Intendo dire che comunque per essere un pompa ha una meccanica davvero particolare. Innanzitutto, come dice la descrizione, è un pompa a raffiche di due colpi. Ciò significa che ogni volta che noi andremo a premere fuoco automaticamente sparerà due volte. Ha una cadenza di tiro comunque abbastanza elevata per essere un pompa. Possiamo dire che possiamo utilizzarlo da una distanza ravvicinata e anche medio ravvicinata, ed è secondo me un'arma che potrà risultare molto comoda in molti contesti. Disponibile nel negozio settimanale su Salva il Mondo. Sì, il progetto Viola, non so perché, ma l'Epic sta decidendo di buttarci fuori un po' di progetti Viola che puntualmente dovrete anche evolvere utilizzando i flussi leggendari. Ma questa è tutta un'altra storia. Il pompa in sé non mi dispiace neanche troppo, certo non sarà l'Ultimate Pompa 2.0 del 2020, non sarà il pompa che infligge più danno, il più figo e neanche il più comodo da utilizzare, ma è sicuramente un ottimo pompa secondo me, con la sua particolarità appunto leggermente spammevole e che vi risulterà molto utile in molte circostanze, ma ovviamente non molto più utile di altri pompa, purtroppo mi tocca dire. Allora, veniamo un attimo al percaggio dell'arma. L'abbiamo percata con un livello critico, velocità di ricarica perché sennò andrebbe ad occupare comunque 2 secondi di velocità di ricarica, elemento fisico e poi energia, una perk di danni critici, purtroppo una sola, danni e bersagli rallentati e intrappolati aumentati del 45%, perché comunque l'ultima perk ha quella che con il danno inflitto rallenta la velocità di movimento del bersaglio del 30% per 6 secondi. Purtroppo, raga, ne avevo 3 uguali, tutte con la stessa identica ultima perk. E dico purtroppo perché probabilmente mi sarebbe piaciuto provare quella con la perk di esplosione alla testa, come la tengo per esempio sul super trinciatore, ma quella la vedrete in un altro video. La build che ho utilizzato è la seguente: rapace e pallettoni come primario, il vantaggio squadra di totalmente rock, quindi vado ad occupare 2 slot con buttando giù il teatro e subwoofer, proiettili esplosivi, pronto e carico, e lotta agli sprechi, così vado ad aumentare anche il caricatore dell'arma. Allora raga, sinceramente con un'arma del genere non so se entrerei mai in missione, cioè mi spiego meglio. Per forza di cose è un'arma su cui tocca puntare tutto sulla build. Ovviamente secondo me se andassimo ad utilizzare quest'arma senza una vera build, diciamo che lascerebbe un po' a desiderare, sia perché comunque la vedo molto limitata nel suo potenziale, e sia perché comunque tutte le armi, diciamo che comunque senza una build, sono quello che sono purtroppo. Non penso che sia un'arma veramente da potenziare, penso che comunque da collezionare valga sempre la pena prendere tutto, ma che comunque possiamo risparmiare le nostre risorse in vista comunque della nuova stagione. In conclusione raga, questo pompa sinceramente non lo metto neanche tra i miei primi 5 preferiti, ovviamente poi va in base ai gusti, ma se potessi comunque paragonare quest'arma con tutti gli altri pompa che abbiamo in questo gioco, sinceramente lo vedo abbastanza in basso. D'altra parte ha una peculiarità che sinceramente è molto singolare, il fatto che comunque ogni volta che premerete il tasto di fuoco spara due volte, e ciò diciamo che infligge molto anche sul danno prestazionale dell'arma. Cioè, mi spiego meglio, se tutti i due colpi comunque entrano critici, è dotata comunque di fare abbastanza male. Il dolore agli zombie sarà comunque capace di effettuarlo. Ma guardando quest'arma da un'altra prospettiva, quindi senza un vero totalmente rock, comunque quando andrete a utilizzare l'arma e per esempio magari capitano tanti colpi senza appunto la botta critica, beh, diciamo che sarà molto molto frustrante in quel caso. Ecco perché comunque in molte armi decido sempre di affidarmi al totalmente rock. Anche perché, non so se l'ho già citato, ma utilizzare quest'arma contro un bersaglio grosso e singolo va bene, ma utilizzarla contro tanti zombie in mucchio, beh, non è che non va bene, anche perché in quel caso va molto meglio di molte altre armi. Faccio l'esempio dello schioppo: contro un'orda di zombie comunque purtroppo non è molto ottimale, e contro bersagli a colpo singolo è capace comunque di effettuare danni abbastanza ingenti, a patto che siano tutti critici. Allora ragazzi, questo era il video sul due passi. Non è un'arma nuova, ci tengo a precisarlo, comunque sono set abbastanza vecchi che, come dicevo prima, la Epic sta decidendo di rimettere nello shop sotto forma di progetti epici.
e neanche leggendari, quindi. Il perché non ve lo so spiegare nemmeno io, fatto sta che i fatti sono questi. Io ragazzi vi ringrazio della visione, vi ricordo di lasciare solo un bel pollicione in su per supportare il canale, vi ricordo di attivare la campanella e iscrivervi per rimanere aggiornati sempre su tutte le novità, e per oggi l'episodio finisce così. Io non posso fare altro che salutarvi, noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella!